Il cagnolino era randagio in Sicilia, poi è stato accalappiato, è stato in canile ad Agrigento, quindi lui era tranquillo, abbastanza tranquillo. Si sa destreggiare benissimo in città, sa attraversare benissimo la strada, ecco, sa come fare. Non vuole essere preso adesso perché si sente braccato, quindi la cosa più importante è non farlo sentire braccato. Rocchio è un meticcio di circa 2 anni, taglia media, pelo e raso fulvo, arrivato ad Arezzo da Agrigento per un'adozione. Un lungo viaggio, così come spesso accade in questi casi, era stata organizzata una staffetta di volontari per un trasporto a tappe, ma qualcosa quando è arrivato in città è andato storto. È scappato alla volontaria che l'avrebbe dovuto portare alla famiglia, consegnare alla famiglia. Da venerdì scorso squadre di volontari lo stanno cercando. È stato visto vagare per le vie del centro aretino e non solo, ma ogni volta che qualcuno cerca di avvicinarsi, lui scappa. Ha fatto un po' rifugio nella zona di Piazza Andromeda d'Arezzo, la Meridiana, dove è la EO, dove è l'ex mercato ortofrutticolo. E arriva anche al parcheggio del Foro Boario, parcheggio al parco del Foro Boario, l'hanno visto anche lì. È arrivato anche a Saione, quindi gira per la città. È un cane buono, non morde, non aggredisce. Se vede una cagnolina femmina si può anche avvicinare. È molto spaventato, chiaramente. Scappa, corre, non si fa prendere. L'appello adesso a chi lo vedesse è quello di chiamare l'educatore cinofilo che sta guidando le ricerche. Raccomandiamo tutti quanti lo possano intravedere di non chiamarlo per nome, perché lui ha capito che se lo chiamiamo lo vogliamo prendere. Di fermarsi, non corrergli dietro, non camminargli dietro, magari accovacciarsi e telefonare subito ai numeri che trovate nel volantino, perché c'è personale qualificato, adatto per poterlo poi recuperare.